Arriva il Rally Mille Miglia e parte la volata finale per il campionato italiano Saluto Rally Sparco. Un appuntamento iconico quello organizzato da AC Brescia, che sceglie di festeggiare la 45esima edizione restituendo alla manifestazione le sue caratteristiche fondamentali. Per il sesto e penultimo atto del tricolore, la freccia blu e rossa torna a far vibrare il centro di Brescia fino a Piazzale Arnaldo, location che apre e chiude un percorso di gara sviluppato su oltre 580 km e 9 prove speciali. Non sembra proprio mancare nulla ad uno dei rally più apprezzati sia dagli appassionati che dagli sportivi, che hanno fatto lievitare le iscrizioni sino a quota 163 equipaggi, divisi nelle due validità tra il Char Sparco e la chiusura della Coppa Rally di seconda zona AC Sport. Al centro dell'attenzione chiaramente c'è la lotta per il titolo assoluto, che sulla carta è destinata comunque a chiudersi solo all'ultimo due valli, ma che intanto a Brescia può iniziare a definire ancora di più gli equilibri tra i tre equipaggi ancora in ballo, a partire naturalmente da Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, che oltre ad essere in testa alla classifica con la Citroën C3 Rally 2, sono sembrati sempre in controllo i più costanti tra i big del CER. Si attende il duello con Damiano De Tommaso, dopo essersi tolto la soddisfazione di vincere il rally di Roma Capitale. Vuole cavalcare l'onda lunga sulla sua Skoda Fabia, questa volta navigato da Massimo Bizzocchi. Terzi concorrenti al titolo Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, anche loro su Skoda, rimasti arretrati in classifica e quindi in cerca di una seconda vittoria che gli permetterebbe di restare attaccati al treno scudetto. Vabbè, oddio, ogni gara è a sé, quindi questa qua siamo ancora pronti per fare un'altra battaglia. Sarà una gara secondo me molto difficile perché ci sono tante curve e insomma speriamo di prendere il ritmo giusto e vediamo domani anche un po' il meteo, che ci metterà le cose un po', ce le complicherà un po', però per tutti, e quindi speriamo di scegliere bene. Sarà da partire forte e gara impegnativa, sarà impegnativa già dalla Power Stage e poi soprattutto la prova lunga di domani, che sarà dove ci saranno le differenze. Conti alla mano, dopo Roma sono azzerate le possibilità di competere ancora per il vertice per gli altri piloti. Tra questi arrivano con tanta voglia di dire la loro Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai, ancora a caccia della loro prima vittoria stagionale sulla Hyundai i20, ma soprattutto i padroni di casa Stefano Albertini e Danilo Fappani, bresciani ed ultimi vincitori del Mille Miglia in cerca del riscatto sulla Skoda in questa annata fin qui magra di soddisfazioni. Di nuovo ai nastri di partenza dopo un turno d'assenza anche Rudy Michelini e Michele Perna sulla Volkswagen Polo, come Christopher Lucchesi con Titti Ghilardi sulla Skoda, chiamato a difendere il vertice della classifica Under 25. Completano la formazione del Rally 2 del tricolore le Skoda di Giacomo Scatolon e Giovanni Bernacchini, di Antonio Rusce che torna sulla Boema in coppia con Sauro Fernocchia, quindi liberato sul pizio, sempre coadiuvato da Alessio Angeli, oltre al riferimento femminile del tricolore rappresentato da Patrizia Perosino al volante e dalla figlia Veronica Verzoletto sul sedile di destra. L'ambizione di crescere gara per gara, questo c'è sempre. E beh, logicamente per adesso siamo terzi nella produzione, quindi va bene e, cerchiamo almeno di mantenere quello, ecco. Poi se verrà una gara ancora più bella meglio ancora, però l'obiettivo è appunto quello. Le prove corte non sono il mio preferite, però dai, è una prova sicuramente molto impegnativa, anche se sono 2,5 km, però
è veramente tosta, quindi bisogna subito partire carichi col piede giusto, senza sbagliare, perché poi portano poi anche punti importanti per il campionato, quindi cerchiamo di partire con la mentalità giusta e fare bene. Tanti anche i grandi interpreti locali e non, oppure campioni del passato attesi come possibili protagonisti del Mille Miglia. C'è il ritorno da outsider di Andrea Nucita e Rudy Pollet su Fabia e dell'immancabile Alessandro Perico su altra Skoda. Ma al via i riflettori vanno puntati sul ritorno ai rally a distanza di 11 anni del bresciano Andrea Dalla Villa, campione d'Italia nel 1997, questa volta insieme a Valentino Gaspari su Skoda per siglare la sua 200ª gara in carriera. Come tutti gli appuntamenti dell'assoluto, il rally è diviso su due giornate. La prima di riscaldamento con lo shakedown e la spettacolare power stage per iniziare a definire gli equilibri. Già dal primo scatto, infatti, Crugnoli e Ometto fanno capire che hanno tanta voglia di tornare al successo e piazzano subito una spallata sulla breve Valle Sabbia, che se non dà un vantaggio consistente in termini di secondo, gli consegna comunque i primi punti di questo round davanti ad Albertini Fappani e De Tommaso Bizzocchi. A tre forse piena in D5, 50, no a tre veloce, gira l'ascia, 60, dosso dritto, 20, croce, no di tre corte, in extra corta piena a 4, 60, no di uno pulito, tiene in A1, leva 30, A5 no, tornante destro open, 40, A5 e 44 in D5, 50, no a 2 tieni, arriva la 4 famosa, in ritarda di 4 piena e 30 fine rally, 4 forse piena gira l'ascia, 60, dosso dritto subito no, tornante sinistro leva tieni, in D3 piena, in no a 5 e 20 a 3 tieni, 40, no di 3 chiude poco tieni, in A5 gira e 40, A5 lunga cartello chiude poco. Anche per quanto riguarda le altre categorie, la prima speciale conferma i valori dei pronostici. Nelle due ruote motrici, infatti, con l'assenza di Mabellini e Lenzi, già campioni con due gare d'anticipo a prendere l'iniziativa, sono i numeri 2 della classifica, ovvero Fabio Farina e Daniel Pozzi, che portano la loro Peugeot 208 davanti alle altre Rally 4. Gli avversari sono quindi costretti subito alla rincorsa e dopo una buona partenza finiscono per incappare in piccoli errori, ma pagati davvero cari. Alla fine del primo giro del sabato, Daniele Campanaro e Irene Porco incappano in una toccata che mette KO la loro Ford Fiesta. Subito dopo, Cristian Tiramani ed Enrico Bracchi, autori di una prima parte di gara davvero convincente sulla 208, al rientro dell'intervallo si fermano sulla Porvaglio Valsabbia e lasciano lì le loro ambizioni da podio. Quindi strada spianata per Farina, che dopo una rincorsa lunga 6 appuntamenti può volare finalmente verso la sua prima vittoria nel tricolore due ruote motrici, che festeggia sul gradino più alto in Piazza Arnaldo davanti alle altre due Peugeot di Nicola Cazzaro con Nicolo Lazzerini ed Emanuele Fiore con Andrea Casalini al suo primo podio stagionale. Si conferma invece imprevedibile anche al Mille Miglia la lotta tra gli equipaggi di ACT Italia in gara per il quinto e penultimo atto del campionato italiano assoluto Rally Junior. I piloti a bordo del Renault Clio Rally 5, gestiti unicamente da Motorsport Italia, tutte gommate Pirelli, arrivano con grande voglia di stupire e soprattutto la certezza che per assegnare il titolo giovanile ci sarà bisogno comunque di aspettare l'ultimo round al Rally Due Valli. Quattro di loro, infatti, possono ancora sognare in grande e sono proprio gli stessi che si mettono in mostra sugli asfalti bresciani. Parte forte Edoardo De Antoni, che insieme a Martina Musiari si lancia per primo all'attacco e dopo la vittoria della Power Stage si conferma anche nelle prime prove del sabato. A sinistra 6, 30, sinistra 3, lunga lunga, attenzione, diventa 2, chiude. Subito destra 3, per sinistra, in destra 5 e sinistra 3. Per destra 4, in sinistra 2 più lunga lunga chiude, subito destra 2. Poi arriva la pioggia e complica i piani per tutti, ma arriva soprattutto una foratura per De Antoni che lo costringe ad affrontare le prove con una gomma dura e lasciare l'inerzia ai rivali. L'occasione ideale per Mattia Zanin, che si fa trovare pronto e piazza il sorpasso già prima del rientro in assistenza. Febbre chiude, occhio Mattia, su destra 2 gira chiude e sinistra 3 alla Rocetta chiude, 30, destra 3 in sinistra 4 più lunga tieni, 4 più lunga tieni,
e frena, destra 3 corto. Il ragazzo trevigiano affiancato da Fabio Pizzol inizia a far volare la sua Clio e scratch dopo scratch accumula un distacco di 20 secondi che va solo gestito nelle ultime prove speciali. Così arriva la prima vittoria nello junior per Mattia Zanin davanti a Davide Nicelli e Tiziano Pieri che si prendono un secondo posto importante in funzione della loro classifica generale. A completare il trio di testa proprio De Antoni e Musiari con grande rammarico ma la convinzione di avere tutte le carte in regola per dire la loro fino in fondo. Rimangono ai piedi del podio ma anche leader di campionato Alessandro Casella e Rosario Siragusano davanti ai più giovani Fabio Solitro con Rosario Navarra e Sara Carra con Lorenzo Mezzina, i quali completano il gruppo junior oltre a mettere da parte un'ottima esperienza su strade difficili come quelle del Mille Miglia. È stata difficilissima, non ce l'aspettavamo davvero, è stato inaspettata e siamo davvero contenti. Ce l'hanno fatta sudare tanto, la gara è stata difficilissima, condizioni sempre variabili, non era mai uguale tra una prova e l'altra. Davide, come Edoardo, come Alessandro, sono davvero tutti fortissimo e voglio semplicemente ringraziare il team Motorsport Italia e comunque anche la federazione perché ci permette di essere qui. E niente, ci godiamo questa vittoria che finalmente è arrivata, ce la siamo cercata con tutte le forze. E niente, dai, adesso ci prepariamo al Due Valli, ma questa sera festeggiamo. Il rally ha un peso specifico importante non solo per le questioni che riguardano il tricolore e le sue categorie, ma anche per i trofei monomarca al suo interno. La GR Yaris Rally Cup appunto apre qui la sua seconda parte di stagione e porta nel bresciano 10 equipaggi sulle Toyota, tra i quali c'è una sorpresa che ruba subito la scena. Si tratta di Riccardo Canzian, un giovane già apprezzato nel CIR che sceglie la Yaris per tornare a confrontarsi con i grandi e riesce subito a centrare una vittoria senza repliche in coppia con Andrea Prizzon. Alle sue spalle i due aspiranti alla Coppa come i finlandesi Markus Manninen e Timo Sillaapa che prendono il secondo posto e recuperano qualche punto di distacco dai leader Thomas Paperini e Simone Fruini, solamente terzi, ma ancora l'equipaggio da battere per il trofeo Toyota. Dai, siamo contenti, la gara è andata bene, molto tosta, però bravi, bello il trofeo, bella la gara, organizzato sia bene il trofeo e sia bella la gara, quindi siamo molto contenti. Noi ci abbiamo messo il nostro, però un grazie speciale va al nostro team che era un po' sparso su tutte le prove, che ci ha dato le indicazioni giuste, quindi bravi loro, noi ci siamo solo divertiti, dai. Se per tutte le categorie i titoli restano ancora in bilico, fa eccezione la Suzuki Rally Cup anche al Mille Miglia, porta in copertina una sola coppia, quella definitiva. Matteo Giordano e Emanuela Siragusa sono i vincitori della 15ª edizione del trofeo firmato da Suzuki Italia. A dirlo è l'aritmetica che li premia con due gare d'anticipo, dopo una prestazione di nuovo impeccabile e per un altro rally comandato dalla prima all'ultima speciale. Chiudono la loro quinta impresa davanti a Giorgio Fichera e Samuele Pellegrino, secondi in rimonta su Roberto Pellè e Luca Franceschini. Un trionfo per Giordano e la Suzuki Swift Hybrid che si completa con la vittoria anche nel campionato italiano R1. Siamo super felici per il team, per noi, per la gente che ha avuto fiducia in noi, perché è nato da un niente, mi hanno chiesto di provare a fare bene il campionato. E direi che abbiamo fatto benissimo perché è da incorniciare un'annata così. Comunque spettacolo. E la Suzuki ha messo su in piedi un bel campionato, la macchina è stata stupenda, il team mi ha messo a disposizione una macchina che non ha mai avuto un problema e quindi niente, posso solo dire che siamo super soddisfatti. Meglio non si poteva. Rimane piuttosto impostata anche il sabato mattino la competizione maggiore che riguarda l'assoluto, nonostante l'incognita meteo a farla da padrone. Davanti a tutti, infatti, riparte con lo stesso passo da vertice Andrea Crugnola, che apre nel migliore dei modi il primo giro sui quattro tratti cronometrati, Provaglio Valsabbia, Irma, Morerna e la più lunga Pertiche. Dopo i primi chilometri si capisce invece che non è giornata per Damiano De Tommaso, il quale azzarda la scelta degli pneumatici, perde subito un distacco importante dal vertice e finisce per compromettere l'intero piano gara. Altri colgono l'occasione per farsi avanti e provare a rincorrere Crugnola. A sorpresa, la prima alternativa diventa all'improvviso Andrea Nucita, che piazza il miglior crono al primo passaggio sulla Moerna, dopo i due crono iniziali andati a favore di Crugnola.
Alle sue spalle si accende un nuovo testa a testa tra Gian Domenico Basso e Stefano Albertini, che in attesa della pertiche si portano a 12 e a 13 secondi di distacco dal vertice e si appaiano in zona podio, con Andolfi ancora in quota a 18 secondi da Crugnola, pronto ad attaccare sulla lunga. Invece, come da copione di questo char, arriva puntuale la pioggia a stravolgere tutti i programmi. Al via delle prime vetture sulla lunga prova che chiude il giro, inizia a diluviare, costringendo in tanti ad affrontare 26 km con gomme inadatte. Neanche a dirlo, dal gruppo emergono e fanno eccezione ancora Crugnola e Dometto. I leader sono gli unici a non patire il bagnato, complici anche condizioni migliori degli altri. Così rientrano dall'intervallo con un vantaggio di 46 secondi su Albertini Fappani e 47 dai terzi Basso Granai. Da lì in poi non c'è più storia, se non per quanto riguarda le altre posizioni e punti. De Tommaso ci prova a sistemare la classifica, ma riesce solamente a recuperare qualche posizione per chiudere al sesto posto, un piazzamento che permette al varesino di guadagnare quanto basta per lasciare ancora aperto uno spiraglio per il titolo e rimandare le sorti della stagione all'ultimo scontro nel Rally Due Valli. Davanti a lui invece il quinto posto non basta a Fabio Andolfi, che vede chiudersi il sipario sui suoi sogni tricolori nonostante un'altra prestazione di sostanza al volante della Skoda. Il quarto posto è da applausi invece per Andrea Nocita, che riesce negli ultimi cronometri a piazzare il sorpasso proprio su Andolfi per concludere il suo ritorno nel massimo tricolore ai piedi del podio assoluto. Resta tirata fino all'ultimo chilometro dell'ultima prova aperti che è il duello per il secondo posto. A spuntarla non può non essere Stefano Albertini. L'uomo di casa non riesce a ripetersi sulle sue strade per la vittoria assoluta, ma si prende una bella rivincita insieme a Danilo Fappani, piazzando la sua Skoda sul secondo gradino del podio dopo una stagione piuttosto in sapore. Fa meglio di lui sull'ultimo tratto cronometrato Gian Domenico Basso, che si toglie la soddisfazione di vincere la speciale conclusiva, ma non riesce a colmare il distacco e chiude in terza posizione con appena 3 secondi e 4 di distacco. Per hop tornante destro, in tornante sinistro, poi sinistra 4 tieni, subito tornante destro, apre, scivola, sinistra diventa storta, due storta, subito destra, in occhio sinistra 0, occhio 0, subito destra 3 più, chiude 2 lascia, diventa meno, dossetto zebra, tornante sinistro. Abbiamo fatto secondo me una bella gara, era complicata per tutti a livello di gestione gomme e a livello di scelta, perché il meteo è cambiato parecchie volte e quindi non è stato facile. Ma siamo alla fine soddisfatti per come abbiamo gestito la gara e per come abbiamo lavorato con Full Motor, Hyundai Motorsport e Pirelli durante i test. Abbiamo fatto due buone gare a Roma, siamo stati veloci qui anche in qualche prova, poi abbiamo vinto l'ultima prova, cercavamo di prendere Albertini, per poco non ce l'abbiamo fatta, però comunque un podio è sempre un podio, quindi siamo soddisfatti di questa nostra gara. Siamo contenti del risultato che abbiamo fatto, onestamente oggi fare di più non era possibile, ecco, magari essere un po' più vicini sì, però puntare a vincere oggi non c'era la condizione, ecco, per poterlo fare. Ringrazio la squadra perché ci ha messo nelle condizioni ideali per poter fare questo risultato e Pirelli perché la gomma ha funzionato bene nonostante non avessimo mai la scelta centrata per le condizioni che abbiamo trovato, quindi sono contento insomma. Sul tetto di Brescia, più in alto di tutti, salgono quindi Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto. Mai in discussione stavolta la rossa Citroën C3, ha semplicemente dominato la scena sugli asfalti bresciani per la loro terza vittoria stagionale. Un successo che, seppur non valga la vittoria del titolo, offre al varesino una seria ipoteca sulla questione tricolore prima di andare a mettere l'ultimo sigillo all'atto finale nel Rally Due Valli. Sono state condizioni difficili anche oggi pomeriggio, un po' incerte.
Onestamente il grosso della vittoria è della squadra, è tutto il mio entourage, perché oggi hanno fatto un lavoro incredibile, abbiamo sempre azzeccato le gomme anche con Pirelli, e quindi direi che insomma è il risultato che ci ripaga dello sforzo che stanno facendo tutti, senza dimenticarsi anche gli sponsor, che insomma bisogna sempre ringraziare. Comunque dai, grazie a tutti, grazie ad Acitimità che crede sempre in noi. E che dire, ci vediamo a Verona. Bambini Papani, adesso lo spavante al cielo.